Buongiorno, buona giornata e buona, scusate, ogni tanto il naso fa scherzi. Buona domenica 28 giugno 2020, bene, siamo qui per parlare in questo video di Lazio-Fiorentina, il posticipo delle partite di ieri di Serie A. Lazio-Fiorentina, che come chi l'ha seguita tramite proprio la partita o emittenti con cui davano la cronaca, i biancocelesti sono riusciti a ribaltare il momentaneo vantaggio della Viola di Ribéry al 25esimo al primo tempo con gol di Immobile su, sentite bene, un calcio di rigore che non solo io che l'ho rivisto poco fa dal riassunto dal canale YouTube della Serie A, ma anche ieri sera che stavo guardando da un emittente che dava la cronaca, insomma, calcio di rigore abbastanza generoso per la Lazio. Quindi, insomma, come al solito, la direzione arbitrale in un modo o nell'altro si contraddistingue e vabbè. Quindi, rigore generoso a favore della Lazio, gol di Immobile al 67esimo, all'83esimo, gol di Luis Alberto, e poi diciamo che insomma ne è nato tutta una situazione che a fine gara ha portato per una gomitata all'espulsione di Vlahovic per la Fiorentina e di Simone Inzaghi per la Lazio, che quindi diciamo, da regolamento dovrebbe saltare in panchina la prossima partita di campionato. Quindi, se la Fiorentina cercava un po' qualche speranza dopo tre pareggi di fila, visto che è vero che ha quota 31 punti, però la salvezza non è ancora sicura perché l'ultimo posto retrocessione è occupato dal Lecce a quota 25 punti, mentre la Lazio con questa vittoria mantiene il secondo posto a quota 65 punti. E soprattutto le distanze dalla Juve si riducono a 4. Quindi, insomma, continua il duello tra Juventus e Lazio. L'Inter è un po' più dietro al terzo posto, che però è addocchiato anche dall'Atalanta a quota 54 punti. Inter, che ricordiamo, proviene dal pareggio in casa per 3-3 contro il Sassuolo. Quindi, tornando a Lazio e Fiorentina, Lazio che sarà impegnata tra 2 giorni in casa del Torino, che occupa la posizione numero 14 a quota 31 punti. E proviene dallo storico dei risultati da 3 sconfitte nelle ultime 5 partite, in ordine cronologico: una sconfitta, una vittoria, un pareggio e altre 2 sconfitte. Mentre quindi la Lazio, dopo la battuta di arresto contro l'Atalanta in casa della Dea Bergamasca, quindi vince questa partita, seppur, abbiamo detto, con un rigore abbastanza generoso. La Juve prima, sempre tra 2 giorni, il 30, si recherà in casa del Genova, che anch'essa naviga in brutte acque, soli 26 punti, quindi un solo punticino sopra il Lecce. E Genoa, che nell'ultima gara ha pareggiato contro il Brescia per 2-2, e quella ancora precedente, la dolorosa sconfitta in casa contro il Parma per 4-1. Quindi, in chiave scudetto, tutto aperto, anche perché comunque
Siamo a 10 giornate dalla fine, tutto si può scrivere sia in zona scudetto, Champions, Europa League, ma anche in zona retrocessione. Dal vostro Nicola De Lucia è tutto. Vediamo un po' se più tardi faccio il video per quanto riguarda una piccola recensione della puntata di Monday Night Raw di questa settimana dalla WWE. Quindi per il momento è tutto, a voi studio, no scherzo. Buona domenica a tutti voi, alla prossima, ciao!